Buongiorno a tutti, prima di tutto io mi chiamo Paolo Palamiti, sono il coordinatore scientifico di un istituto nato da poco all'interno di Promos, di Camera di Commercio di Milano, che si chiama NIBI, per chi di voi ancora non lo conoscesse, nuovo istituto di business internazionale, ci occupiamo di formazione all'impresa per i mercati internazionali, quindi intendendo con questo sia le materie specialistiche legate, diciamo, ai principali argomenti dell'internazionalizzazione, sia gli approfondimenti dei singoli paesi, dei singoli mercati che possono essere le destinazioni per le nostre imprese. Oggi sono qui appunto in veste sia di coordinatore scientifico di NIBI sia di consigliere parlamentare al Parlamento europeo, dove per 10 anni quasi ho fatto il funzionario, ho seguito l'attività di finanziamento appunto dell'Unione Europea verso le nostre imprese. E dato che siamo in un momento topico appunto per il bilancio comunitario, per tutto quello che l'Europa può fare a favore delle nostre imprese, beh, è il caso di parlarne, insomma, sia pur con poco tempo, quantomeno per far capire cosa sta succedendo, qual è il sentiment, diciamo, a Bruxelles per tutto quello che può succedere di qui al 2020. Allora, innanzitutto cominciamo ad acquisire un minimo di jargon comune, perché io, non conoscendovi, non ho la minima idea di che conoscenza voi possiate avere, insomma, dei finanziamenti comunitari, di quello che succede a Bruxelles. Allora, per esempio, una prima provocazione utile in termini di jargon è che non so quanti di voi sanno che esistono due, che c'è scritto, no, opportunità per le imprese italiane, programmi di finanziamento Europa 2020. Allora, in realtà esistono due Europa 2020, quindi attenzione a non confonderle, o meglio, preciso, esiste un'Europa 2020 ed esiste un'Europa 2020-20, che sono due cose diverse. Qualcuno di voi ha sentito parlare di una delle due o di entrambe? Lei fa la differenza? Bravissimo. Esattamente, cioè Europa 2020-20, cioè con 3-20, è il programma di riduzione delle emissioni nell'ambiente da parte dell'Unione Europea entro il 2020 di carbon fossili e di emissioni appunto di gas nocivi per l'effetto serra. Perché 2020-20? Perché entro il 2020 c'è l'obiettivo di ridurre del 20% l'utilizzo delle fonti dannose nei confronti dell'ambiente e di aumentare del 20% l'utilizzo delle fonti a bassa emissione, praticamente. E questa è Europa 2020-20. Attenzione a non confonderla con Europa 2020, che è semplicemente, detta in termini concreti, il modo in cui a budget l'Unione Europea ha stanziato la destinazione delle sue risorse di qui al 2020, cioè il modo in cui quanti soldi avrà a disposizione, e saranno circa 1.000 miliardi di euro, ripartiti in 7 anni, cioè da quest'anno, dal 2014, dall'anno entrante fino al 2020, e i vari capitoli di spesa, il modo in cui verranno spesi capitolo per capitolo, cioè settore per settore, paese per paese e anno, per intendersi. Questa è Europa 2020. Quindi prima distinzione, primo jargon. Secondo jargon, sapete qual è la differenza tra finanziamenti diretti e finanziamenti indiretti da parte dell'Unione Europea? Questo è fondamentale. Quanti di voi non la sanno? Ottimo, perché questa è una distinzione importantissima. Allora, esistono due principali fonti di finanziamento da parte dell'Unione Europea nei confronti dei paesi che ne beneficeranno, siano essi paesi, siano essi associazioni, siano essi gruppi di imprese, siano essi singole imprese, siano essi singoli cittadini. Allora, la distinzione è duplice. Allora, i finanziamenti diretti sono quelli che vengono erogati direttamente dalla Commissione Europea senza filtri, praticamente. Quindi vuol dire che il bando, il singolo bando, è emesso direttamente dalla Commissione Europea e dal proponente deve essere presentato direttamente al funzionario della Commissione Europea. Esiste una squadra dentro i rispettivi uffici che valuta questo progetto e al miglior progetto, nel corso del tempo, con le tempistiche stabilite, viene erogato il finanziamento. Questi sono i finanziamenti diretti. I finanziamenti indiretti, invece, sono quelli che vengono erogati attraverso il filtro delle amministrazioni nazionali, nel caso dell'Italia, le regioni. Quindi questo significa che l'Unione Europea stabilisce proprio in questi anni, cioè ogni 7 anni, quanti finanziamenti indiretti devono andare ai singoli stati. Le regioni poi traducono questi finanziamenti, questi programmi dell'Unione Europea in sottoprogrammi nazionali, territoriali,
e poi all'interno del loro territorio regionale erogano questi finanziamenti con criteri regionali, e quindi significa che il singolo proponente, cioè quindi l'azienda, il gruppo di aziende, il singolo cittadino, deve presentare il suo progetto alla regione, nel caso dell'Italia, non è così per tutti gli stati, esistono degli altri stati, anche nuovi entrati come la Polonia, la Romania, la Bulgaria, che hanno degli enti centrali a livello nazionale che si occupano da fare da filtro con la Commissione Europea per questi finanziamenti indiretti. Nel caso dell'Italia, ripeto, sono le regioni a cui per i finanziamenti indiretti bisogna presentare il bando, il progetto, e se a livello territoriale quel bando è il migliore, o almeno la regione lo giudica tale, lo giudica il migliore, chi propone a livello regionale quel bando ottiene il finanziamento. Prego. Certo, mancherebbe. Sì. C'è un tavolo di concertazione che succede ogni 7 anni, praticamente, che mette insieme tutte le regioni europee e sulla base di criteri e parametri di crescita, la conferenza delle regioni europee e la Commissione europea stabiliscono per ogni Stato e per ogni regione e territorio quanti soldi devono andare a chi, praticamente. Questo in particolare succede proprio sulla base di parametri di crescita, cioè sulla base di quanto l'Europa si aspetta di crescere di qui ai prossimi 7 anni, di quanto allo scostamento di ogni regione da questi parametri attesi di crescita, e quindi sulla base del gap da riempire e degli strumenti che la Commissione europea mette a disposizione per riempire questo gap, programma per programma, praticamente. In particolare, attenzione, c'è un'altra distinzione importante per capire come orientarsi nel macro mondo dei finanziamenti, con Mare Magnum, è un oceano, no? Voglio dire, cioè, paradossalmente il sito della Commissione europea è il sito più ricco del mondo, ma è il più incapibile del mondo, cioè nel senso che c'è talmente tanta roba dentro e messa non sempre in maniera ineccepibile, che se uno non ha un minimo di criterio guida per orientarci dentro, anche per trovare la singola informazione, non è sempre banale, non è sempre semplice. Quindi scusate, altra distinzione da tenere presente per il rapporto, cioè per la differenza tra finanziamenti diretti e finanziamenti indiretti. Ricordo, finanziamenti diretti vengono direttamente da Bruxelles, quelli indiretti hanno il filtro delle regioni, praticamente. L'altra differenza è che i finanziamenti indiretti, cioè quelli erogati dalle regioni, hanno un oggetto tangibile, cioè hanno a che fare con qualcosa che si tocca banalmente. Quindi tutte le volte che si tratta per la vostra azienda o di sostenere l'acquisto di macchinari, per esempio, o una ristrutturazione di un capannone piuttosto che di un edificio, o di un intervento che attraverso la vostra impresa voi realizzate nel territorio, quindi qualcosa di concreto, di tangibile, tutti questi interventi passano per le regioni, cioè sono oggetto dei finanziamenti indiretti. Mentre invece tutte le volte che c'è un intervento intangibile, cioè fatto di qualcosa che non si tocca, come una seggiola, come un edificio, come un capannone, allora questi tipi di progetti vanno direttamente alla Commissione europea diretta, a Bruxelles. Quindi sono finanziamenti diretti, ripeto. Caso tipico è quello della ricerca. La ricerca, che è chiaramente una delle cose più importanti per far ripartire le nostre aziende, la nostra economia, però è qualcosa che non si tocca concretamente, no? Cioè lo studio, la ricerca, l'innovazione sono concetti che non si toccano, e quindi essendo intangibili come ripartizione di competenze sono state affidate direttamente a Bruxelles, alla Commissione europea, anche perché, banalmente, perché c'è bisogno che la ricerca a livello, diciamo, amministrativo sia centrata, perché è fondamentale, ovviamente, nella ricerca il concetto di economia di scala, chiaramente, no? Cioè, essendo fondamentale il concetto di massa critica, quindi più capitali ci sono dei settori che senza un livello minimo di investimento, dei capitali investiti, nemmeno partono, la ricerca nelle attività mediche, biologiche, piuttosto che industriali, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che è meglio gestirla a livello accentrato, anche perché i programmi di finanziamento hanno dei numeri importanti, parliamo di decine di miliardi di euro, voglio dire, ogni anno. E questa è l'altra distinzione importante. Poi, altra distinzione a livello di jargon, di vocabolario, la differenza tra call for proposals e call for grants, fondamentale. Che, perché è fondamentale? Perché è importante capirne la differenza di approccio, perché poi questo fa la differenza tra chi si aggiudica o meno il finanziamento, tra chi prende i soldi o meno. La differenza tra, sono le due principali categorie di bandi, per intendersi, a livello europeo, e quindi le due principali categorie di finanziamento a livello contrattuale, passatemi il termine.
Allora, le call for proposal sono quelli che in Italia chiameremmo bandi di gara, per intendersi. Le call for grants sono quelle che in Italia chiameremo gare d'appalto, per capirsi. Ma al di là della terminologia, chiamiamole appunto per semplicità bandi di gara e gare d'appalto, cioè qual è nel funzionamento, nel meccanismo di funzionamento, la differenza principale tra queste due categorie? Bandi di gara e gare d'appalto, call for proposal e call for grants, call for tender anche dette. A qualcuno di voi suona questa differenza? È una differenza di principio sostanziale. Allora, nella seconda categoria, nelle tender, call for tender, cioè nelle appunto gare d'appalto, semplicemente si tratta del proponente, cioè quindi della commissione o della regione, ma parliamo della commissione europea, quindi bandi europei puri praticamente. In una gara d'appalto, in una call for tender, la commissione vi dice: allora, io ho questo progetto, allora ho scritto questo programma, poi ci ho realizzato questo progetto, voglio fare questa cosa, quindi questa cosa, chi me la offre fatta in questa maniera, che costa di meno, vince praticamente. Quindi è una gara al ribasso, per intendersi, del costo di un progetto, scusi, che la commissione ha già realizzato in toto. Cioè il progetto è già pronto, si tratta solo di realizzarlo, praticamente, e di realizzarlo, chiaramente, in un'ottica di efficienza ed efficacia, se volete, al minor costo possibile. E questa è la gara d'appalto, call for tender. Invece la call for proposal, il bando di gara, cioè quindi la classica categoria di bandi europei generalmente intesa, funziona diversamente. L'Unione Europea ti dice: io ho degli obiettivi, io voglio che l'economia di qui al 2020 vada in questa direzione, che ora brevissimamente vedremo, io voglio che il settore, che ne so, dell'energia di qui al 2020 vada in questa direzione, che si facciano queste tipologie di intervento, ma non ti dico che progetto ho in mente e tu me lo devi solo realizzare, io ti dico qual è la mia idea, tu disegnami un progetto conforme a quest'idea di futuro che io ho per questo settore e io non do il finanziamento al progetto con il costo più basso. Attenzione, nella call for proposal io do il finanziamento al miglior progetto, quindi non è una gara al ribasso di costo, è una gara al rialzo di qualità, per intendersi. Questa è la principale differenza tra call for proposal e call for tender, è fondamentale, attenzione, perché spesso quando si pensa ai bandi, ai finanziamenti europei, si pensa solo a delle technicalities, per intendersi, in cui quello che costa, quello che conta è solo raggiungere il miglior risultato nel minor tempo, diciamo, e col minor costo, no? Banalmente. Invece, cioè, sicuramente nei bandi di gara, nelle call for proposal, la seconda cosa che vi ho raccontato, conta molto di più la qualità che il costo. Conta molto di più il fatto di essere eccellenti in quello che si presenta, praticamente. Questo per i bandi. Invece per le gare d'appalto è l'opposto. L'Unione Europea vi dice: questo è il mio programma, io ti dico questo programma come diventa progetto e questo progetto tu me lo devi realizzare così al costo più basso, praticamente. E queste sono le principali differenze. Ora, è importante, a proposito di call for proposal, cioè quindi l'Unione Europea ha un'idea, questa idea tu me la devi realizzare tramite progetto, cioè il 22 novembre abbiamo celebrato, non so se vi ricordate, i 50 anni da un evento, insomma, che ha cambiato le sorti del mondo, che è la morte, appunto, l'assassinio di Dallas, no? Ricordate John Fitzgerald Kennedy? Perché ve lo cito? Perché sembra che non abbia nulla a che fare con l'Europa, ma in realtà ha molto, molto, molto a che fare. Permettetemi un'analogia. Quali sono i due discorsi più importanti, più famosi, che hanno reso, al di là delle azioni, ma che hanno reso celebre, appunto, il presidente Kennedy nel suo breve tempo in cui è stata la presidenza? Due, no? Uno, Ich bin ein Berliner, che va bene, che già c'entra con l'Europa, ma non è questo che ci interessa adesso. Il secondo, vi ricordate? Non pensate a ciò che l'America può fare per voi, ma a ciò che voi potete fare per l'America. Stesso discorso vale per l'Europa nel caso dei finanziamenti europei. Non pensate tanto, diciamo, a quanti soldi ci possano essere in giro, o non pensate tanto a come tutto questo, diciamo, si possa concretizzare in termini di formulari, per intendersi, in termini di procedure. Ma prima, per realizzare un progetto vincente, dovete pensare come il progetto che avete in mente si adatta agli obiettivi che l'Europa ha per i prossimi 7 anni. Perché soltanto in questa maniera riuscirete a mostrargli l'idoneità, l'adeguatezza della vostra idea al suo progetto e al suo programma per il futuro, quindi la vostra idea da lei sarà considerata la migliore, quindi sarà considerata eccellente, di qualità e vincente. Cioè, quindi,
un progetto vincente è il matching, appunto, quindi scusate l'analogia con il posto dove siamo, un progetto vincente è il matching tra una vostra idea progettuale di eccellenza in un reparto, in un settore, nel mondo dell'impresa, nel mondo dell'internazionalizzazione, nel mondo dell'energia, nel mondo della ricerca, e con quell'idea che potete leggere all'interno del bando e all'interno anche della programmazione Europa 2020 in generale, con quelle linee guida che andremo a vedere adesso tra pochi minuti, con quell'idea che l'Unione Europea ha di futuro, programma per programma, settore per settore, anno per anno. Cioè, quindi, quantomeno, ecco, posto che ognuno di voi, ovviamente, ha a cuore le sorti della vostra azienda e il fatto che quell'azienda vada il meglio possibile per l'imprenditore e per chi ci lavora, quantomeno è fondamentale il saper vendere, diciamo, il fatto che la vostra idea progettuale, saper vendere, ripeto, marketing di scrittura del progetto, il fatto che quell'idea perfettamente si confà con l'idea in quel settore per quel progetto che l'Europa ha di futuro. Chiaro il discorso? Questo è puro marketing, se volete, no? Poi se ci credete anche meglio, per carità del Signore, però quantomeno saperla vendere, saperla tradurre in parole. E quindi non a caso, insomma, ho presentato, poi come, insomma, non so se ve le lasceranno a disposizione, ma quantomeno le potete anche vedere e scorrere le mie slide per questo, diciamo, breve overlook sui finanziamenti europei. Non a caso l'ho fatto in inglese, perché a proposito di linguaggio, e beh, chiaramente, insomma, non si può pensare questo progetto di scriverlo in italiano e quantomeno pretendere che abbia lo stesso appeal di chi usa una delle lingue comunitarie, cioè inglese, francese o tedesco, banalmente. Cioè, tenete presente che in un'ottica di abitudine quotidiana all'interno delle istituzioni, mentre è vero che le lingue ufficiali sono tutte quelli paesi dell'Unione Europea, però è altrettanto vero che le lingue di lavoro sono tre: inglese, francese e tedesco. Quindi significa che ogni mail che esce da ogni ufficio, diciamo, interno dell'Unione Europea a indirizzata ad altri uffici, ognuna di queste email è contemporaneamente in inglese, in francese e tedesco. Quindi queste sono le lingue di lavoro e queste sono le lingue che facilitano, diciamo, che agevolano sia la lettura di questi bandi, sia la loro corretta interpretazione, e quindi il fatto che l'eccellenza, la qualità della vostra idea riesca a emergere. Ci siamo? E anche questo è un fattore fondamentale, cruciale. Dopodiché, allora, se è vero il discorso di Kennedy, cioè non pensate tanto a cosa l'Europa può fare per voi, ma a cosa voi potete fare per inserirvi nel treno dell'Europa, passatemi l'idea, beh, allora è necessario capire in questa Europa 2020 l'Europa dove sta andando. Cioè, perché Europa 2020, prima di tutto? Allora, l'Unione Europea stabilisce come spende i propri soldi ogni 7 anni. In particolare si parla di multi-annual financial framework, cioè di prospettive finanziarie. Quelle che stiamo finendo di vivere sono le prospettive finanziarie 2007-2013, di cui ci sono ancora in vigore diversi bandi, dal 7° programma quadro per la ricerca al programma Intelligent Energy Europe, a molte risorse delle regioni per il Fondo Sociale Europeo, quindi fondi per sistemi educativi e formativi, per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, eccetera eccetera, e scadranno tra questo anno e la fine del prossimo, diciamo, auspicabilmente. Mentre la programmazione per il 2014-2020 si è conclusa, cioè il bilancio complessivo è stato approvato 3 mesi fa, praticamente, quindi questo significa che a Bruxelles si sta lavorando adesso ai bandi e i primi bandi cominceranno ad uscire intorno a marzo, in particolare per quanto riguarda l'ambito della ricerca e per quanto riguarda l'ambito, appunto, delle piccole e medie imprese. Allora, diciamo subito una cosa: rispetto alla vecchia programmazione 2007-2013 non ci sono stati grossi stravolgimenti. Cioè, allora, è aumentato leggermente il budget. Sapete che il budget dell'Unione Europea viene o dai finanziamenti indiretti, quindi la vecchia tassazione sullo zucchero piuttosto che l'IVA, o da contribuzioni dirette con un contributo dell'1,24% del PIL di ogni paese al bilancio comunitario, per intendersi. Quindi tenete presente che il bilancio dell'Unione Europea di per sé, pur essendo intorno ai 1.000 miliardi di euro per 7 anni, però è cosa abbastanza irrisoria, perché è più piccolo in un orizzonte temporale di questo tipo in 7 anni del bilancio del Portogallo, voglio dire. Però, insomma, questo bilancio viene spartito su 7 anni e viene deciso 7 anni per 7 anni. Quindi i primi bandi del nuovo bilancio usciranno intorno a marzo, come dicevo. Per quanto riguarda i finanziamenti diretti, ricordate che vi dicevo prima la distinzione tra finanziamenti diretti e indiretti,
Per quanto riguarda i finanziamenti indiretti, quindi quelli che passano per le amministrazioni locali, nel caso dell'Italia le regioni, ci sono adesso in corso i tavoli di contrattazione fra Commissione Europea, Comitato delle Regioni e varie amministrazioni regionali dei vari paesi, per tradurre i fondi che l'Unione Europea darà paese per paese, regione per regione, in sottoprogrammi nazionali e regionali, cioè a dire: io Unione Europea do a te Italia un tot per lo sviluppo dei tuoi territori, praticamente. Allora, il governo italiano traduce questa destinazione fatta dalla Commissione Europea in un piano che viene nominato PSN, cioè Piano Strategico Nazionale. Attraverso il PSN l'Italia distribuisce questa destinazione d'uso, passatemi il termine, da parte dell'Unione Europea all'Italia. L'Italia, il governo, tramite il Piano Strategico Nazionale, lo distribuisce ai vari territori italiani, quindi alle varie regioni, attraverso dei documenti nella conferenza Stato-Regioni che prendono il nome di Piani Strategici Regionali, cioè PSR. Poi questi piani strategici regionali, la conferenza, diciamo, il gabinetto del presidente di ogni regione, per intendersi, in particolare all'interno di questo gabinetto l'ufficio di programmazione economica, il piano strategico regionale di qui alla prossima estate, per intendersi, viene tradotto nel famoso, che qualcuno di voi l'avrà sentito dire, POR, cioè piano operativo regionale, che è il documento finale attraverso il quale quei fondi famosi che quest'estate, l'estate scorsa, dall'Unione Europea sono stati destinati all'Italia, la prossima estate attraverso il POR, il piano operativo regionale, viene tradotto dalla regione Lombardia piuttosto che Toscana piuttosto che Veneto, viene tradotto in bandi regionali praticamente. Quindi ripeto, questo vuol dire che i primi bandi per i finanziamenti diretti cominceranno ad uscire, ripeto, verso marzo, si stanno scrivendo adesso. E i primi bandi per i finanziamenti indiretti verranno tradotti in POR, diciamo, quest'estate, di qui al massimo entro quest'estate, e i primi bandi regionali per la nuova programmazione cominceranno ad uscire al massimo entro l'autunno, entro settembre, per intendersi. Questo è lo schema di funzionamento. Chiaro? Ci siamo? Ora, detto questo, quindi, per inserirsi all'interno del treno europeo, come si diceva, bisogna capire questo treno europeo dove va. Perché quantomeno nello scrivere un bando, quelli quantomeno rivolti direttamente alla Commissione, bisogna tenere presente quali sono gli obiettivi della Commissione europea di qui al 2020 e settore per settore questi obiettivi nel bando che si scrive. Quindi attenzione anche a chi li scrive questi bandi, che tenga conto di questi principi, perché l'Unione Europea è molto sensibile, diciamo, alle sue terminologie, ai suoi acronimi, alle sue sigle. Cioè, in un mondo dell'Unione Europea è un mondo tempestato di sigle, cioè da qualsiasi parte, dai nomi degli uffici, ai nomi dei programmi, ai nomi dei progetti. Quindi chi scrive un programma, tenendo conto di questi obiettivi, deve saper molto giocare con le sigle in maniera tale da dare all'Unione Europea l'idea che tu l'hai seguita passo passo, che conosci il suo linguaggio, che sai dove sta andando e che gli può essere utile a questo scopo. Dove sta andando l'Unione Europea per i prossimi 7 anni? Sta andando in un mondo che è ossessionato da 20 anni in Europa da una crescita che non c'è. Questo è l'obiettivo per l'Unione Europea, che si è stabilita già 13 anni fa, cioè il primo programma, diciamo, con cui l'Unione Europea si diede l'ossessione della crescita fu quello chiamato Strategia di Lisbona, che cominciò appunto con il presidente della Commissione Romano Prodi, praticamente, che aveva l'obiettivo di rendere... aveva l'obiettivo, la Strategia di Lisbona, della Commissione Prodi, di rendere l'economia europea la più competitiva al mondo basata sulla conoscenza. Peccato che ancora il gap da colmare, allora, economia europea, attenzione, stiamo dicendo qualcosa di sottile, l'economia più competitiva al mondo basata sulla conoscenza. Peccato che allora, dal momento che venivamo ancora dagli effetti che c'erano in Italia delle crisi, in Europa, scusate, delle crisi petrolifere, il discorso del passaggio all'euro, le difficoltà che comportò, lo scoppio negli Stati Uniti della New Economy, quindi il boom dell'economia americana, eccetera, eccetera. Sta di fatto che in quegli anni, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, il gap con l'economia americana era enorme.
e quindi c'era diversa distanza da colmare, e quindi l'obiettivo del 2000 era molto ambizioso, cioè di non solo di ridurre il gap tra l'economia americana e tra quella europea, ma addirittura di superare con l'economia europea quella americana. Tanto è vero che a metà della strada, a metà del percorso, siamo nel 2005-2006, un rapporto dell'allora presidente della Commissione Affari Regionali del Parlamento Europeo, Wincock, disse: signori, non ci siamo, a metà della strada, cioè di qui al 2010, perché l'obiettivo era di rendere l'economia europea la più competitiva del mondo entro il 2010. A metà della strada Wincock, con il suo rapporto Koch, disse: signori, l'obiettivo ad oggi è miseramente fallito, non siamo ma molto molto lontani dalla metà della strada di colmare questo gap tra la nostra economia e quella americana. Arrivati al 2010, cambiarono delle cose nella programmazione, aumentarono i controlli di realizzazione di quello che ci si appestava dai singoli stati nel cammino verso il 2010, ma l'obiettivo era ancora distante. E quindi, sulla base di questo, di nuovo, nella programmazione 2007-2013, la crescita rimase l'ossessione, diciamo, e lo è ancora, se volete, nella programmazione 2014-2020. Ma attenzione, quale crescita? Non una crescita qualsiasi, Non una crescita qualsiasi. L'Unione Europea lo dice chiaramente fin dai suoi trattati. Allora, attenzione, l'obiettivo è aumentare la crescita in Europa, rendere addirittura l'Europa l'economia più competitiva al mondo basata sulla conoscenza. Per fare questo, dice l'Unione Europea, la strategia di Lisbona, attenzione, non ci basta essere competitivi all'interno dei nostri confini, cioè non ci basta stimolare il mercato interno, che pure è il più importante al mondo, il mercato unico europeo in termini di numeri di import e di export tra i confini dell'Europa, il mercato interno è il più competitivo al mondo. Ma l'Europa dice: questo non ci basta, oggi l'economia è globale, quindi bisogna fare sì che la nostra economia da dentro i suoi confini sia la più competitiva al mondo nel mercato globale, per intendersi. Ora, quale economia? Cioè, l'Europa ha in mente un'economia precisa, che è molto diversa dal modo di fare economia dei cinesi, per dire, o dal modo di fare economia degli americani. Per quale ragione? Perché l'economia che l'Europa ha in mente, è stato scritto chiaramente qua, prima nel testo unico dell'Unione Europea, della Comunità Europea, e poi nel testo unico dell'Unione Europea aggiornato secondo il Trattato di Lisbona. Allora, l'Unione Europea vuole un'economia harmonious, balanced and sustainable development economics. Quindi questo vuol dire che la crescita che l'Unione Europea ha in mente, non sto parlando a vanvera, attenzione, pensate sempre a quello che vi ho detto prima. Questi sono i parametri con cui voi, settore per settore, programma per programma, tenendo in mente questa idea dell'Europa di qui al 2020, in qualsiasi progetto e programma voi scriviate lo dovete tradurre, diciamo. Cioè, quindi far vedere come il vostro investimento sull'energia, il programma sul il progetto sul programma Intelligent Energy Europe vada esattamente in questa direzione, cioè nella direzione di costruire di qui al 2020 un'Europa appunto più armoniosa, più bilanciata, più sostenibile per lo sviluppo dell'Europa di qui al 2020 della sua economia. Quindi l'Europa vuole una crescita, sì, diciamo sovrana, tra virgolette, ma vuole una crescita equilibrata, quindi in teoria l'Europa avrebbe come obiettivo il fatto che i vari paesi al suo interno crescano in maniera equilibrata, quindi che la sproporzione fra livelli di ricchezza tra un paese e l'altro sia la più bassa possibile. E questo vuol dire due cose. Allora, fare crescere tanto l'economia e farla crescere in maniera equilibrata, attenzione, cioè sono due punti importanti, farla crescere tanto e in maniera equilibrata vuol dire avere in mente questo. Vuol dire avere in mente questo semplice grafico che molti di voi conosceranno, con cui Bob Solow nel 56 appunto vinse il premio Nobel per l'economia, appunto con il suo primo modello di crescita, e che ci dice due cose a proposito di come deve essere questa crescita competitiva a livello mondiale ed equilibrata. Allora, questa non è altro che la teoria dei rendimenti marginali decrescenti di scala, praticamente. Quindi questo significa che quando un paese comincia a crescere, un paese povero, diciamo, in via di sviluppo, mettete caso, comincia a crescere, nei suoi livelli iniziali, quando quindi su questo paese ci si comincia a investire all'inizio, per capirsi, la redditività di questi investimenti è molto alta, praticamente. Quindi il margine, l'unità marginale in più di investimento su questo paese, quando è povero, all'inizio del suo sviluppo, frutta moltissimo. Più il paese si sviluppa,
e più i rendimenti diventano decrescenti al margine, cioè quindi più l'unità di investimento aggiunta al margine rende di meno, praticamente, proporzionalmente. Quindi questo vuol dire che per avere una crescita alta e omogenea, bilanciata tra un paese e l'altro, bisogna investire di più, cosa che l'Europa ha fatto negli ultimi 10-15 anni, nei paesi che sono entrati più tardi e che quindi presumibilmente sono più poveri, quindi che si trovano in questo lato del grafico, per intendersi. E invece nei paesi che sono vicino alla frontiera, cioè nelle economie mature, per capirsi, quindi in quei paesi in cui l'unità aggiuntiva di investimento renderebbe di meno, perché ormai, che ne so, pensate agli impianti produttivi all'interno di un'impresa, e questo vale anche per i paesi, dopo tanto tempo, se un'economia è matura, dopo tanto tempo che lo usi l'impianto comincia a essere usurato banalmente, quindi a rendere sempre di meno, no? Quindi un'economia matura, fatta di imprese mature, di che cosa ha bisogno? Ha bisogno come il pane di innovazione, ha bisogno come il pane di ricerca, e un'unità in più di ricerca è molto più necessaria in un'economia matura rispetto ad un'economia giovane, in cui basta un'unità in più di investimento. Ci siamo? Mi state seguendo? Questo è il progetto di crescita europea, cioè quindi a parità di risorse, diciamo, da investire anno per anno, investirle di più a livello di moneta, a livello di quantità di investimenti in quei paesi di recente ingresso, come la Polonia, il Regno Unito, la Spagna e il Portogallo negli anni 90, come i 10 paesi dell'Europa dell'Est negli anni 2004 fino al 2010, come adesso con la Croazia, eccetera, eccetera. Cioè investire di più a livello di quantità di investimento e nei paesi di recente ingresso, e puntare più sulla ricerca, su quei paesi con le economie più mature, dove presumibilmente c'è più capacità di fare ricerca, e dove un investimento in più sulla ricerca rende di più, banalmente. Posto che è fondamentale, a proposito di ricerca, il discorso che facevamo prima, cioè il concetto di massa critica, che è una delle ragioni per cui l'Unione Europea investe sulla ricerca moltissimo a livello di Bruxelles, cioè per questo la ricerca è un finanziamento diretto e non indiretto, cioè non è una questione territoriale ma una questione accentrata amministrativamente, perché chiaramente se si riesce a mettere insieme tanti capitali provenienti da paesi diversi, il rendimento della ricerca è molto più alto, chiaramente. Ci siamo? Questo è, quindi attenzione, ripeto, non soltanto crescita equilibrata, ci siamo detti, giusto? Crescita, e quindi ripartendo dai paesi più deboli in cui l'unità di investimento aggiuntiva rende di più, e crescita equilibrata, quindi a favore di quei paesi più poveri che devono raggiungere il livello di ricchezza piano piano nel tempo dei paesi più ricchi. Pensate sempre all'orizzonte temporale dal 2014 al 2020, e pensate di tradurlo nei vari progetti di cui vedremo le priorità fra poco, e ricerca nelle economie più mature che hanno bisogno, diciamo, di qualcosa di nuovo per rilanciarsi. Terzo elemento: crescita equilibrata e crescita a favore delle categorie più deboli anche. Cioè il modello di economia europea è diverso dal modello di economia cinese e dal modello di economia americana, prendendo due estremi, no? Si pone nel mezzo, se volete. Qui si parla, nei documenti che vi ho fatto vedere prima, eccoli qua, qui parlano, appunto, il TEC, il Trattato sulla Comunità Europea, di Harmonious, Balanced, Sustainable Development Economic Activities, giusto? E sono gli elementi che abbiamo visto adesso, crescita armonizzata ed equilibrata. Sotto si parla di Highly Competitive, e va bene, questo l'abbiamo detto, altamente competitiva, Social Market Economy. Non è un'economia qualunque, una Social Market Economy è un'economia sociale di mercato in cui il sistema pubblico, sia a livello nazionale, leggi, decentrato, sia a livello europeo, leggi, accentrato, si vuole occupare a livello pubblico dei più deboli, banalmente. Cioè, quelli delle categorie più deboli, cioè a dire i giovani, cioè a dire gli anziani, cioè a dire i disoccupati, quelle categorie che all'interno della società hanno più bisogno d'aiuto, che negli Stati Uniti, per dire, sono coccolate dal privato, per intendersi. Cioè, quindi, più o meno se la cavano da soli, no? L'idea del self-made man, delle assicurazioni private e quanto altro.
in Europa sono coccolate e accudite dal sistema pubblico, che è la ragione per cui, ed ecco di nuovo, signori, l'ossessione della crescita, è la ragione per cui più il nostro sistema economico è in crisi e più paradossalmente di crescita ha bisogno. Per quale motivo? Perché a noi la crescita serve a finanziare il sostentamento di queste categorie più deboli. Cioè abbiamo una componente in più da finanziare, banalmente, e quindi la crescita per noi è ancora più importante. Quindi ripeto, crescita, crescita equilibrata e crescita a favore delle categorie più deboli. Quindi se crescita vuol dire, che ne so, per esempio nel caso delle piccole e medie imprese, quel programma che nella programmazione 2007-2013 si chiamava CIP, che non è il fratello di CHOP, ma sta semplicemente per Competitive and Innovation Program, nella nuova programmazione 2014-2020 ha preso il nome di COSME, cioè Competitive Small and Medium Enterprises, praticamente, perché tutto il reparto innovazione è stato associato alla ricerca. Mentre appunto il programma COSME, il vecchio CIP, praticamente il vecchio Competitive and Innovation Program, è diventato soltanto programma a favore della competitività delle piccole e medie imprese. Questo con diversi tipi di iniziative, questo con iniziative a favore dell'accesso al credito, con iniziative a favore dei processi di internazionalizzazione e processi di internazionalizzazione, tra l'altro, mirati rispetto a diversi settori. Quindi esiste un sottoprogramma dedicato al Far East che si chiama Gateway Program, esiste un nuovo sottoprogramma che è il vecchio Alinvest, per intendersi, dedicato all'America Latina, ed esiste tutto un nuovo programma Euro-Mediterraneo. Ora, magari a molti di voi questa terminologia sarà sconosciuta, ma per farvi capire, allora, i nomi dei principali programmi e in quali priorità si vanno ad inserire. Allora, se questo è... Poi li guardiamo uno per uno, priorità per priorità, argomento per argomento e iniziativa per iniziativa. Prima mi preme trasmettervi un altro concetto. Allora, questo è quello che l'economia europea vi offre, no? E quindi il modo in cui la direzione dell'Europa voi dovete cercare di inserirla all'interno dei vostri programmi. Chiaro il discorso? Come idea di futuro, se volete. Non a caso la programmazione europea è di 7 anni in 7 anni, no? Perché quello che cerca di vendere ai propri cittadini con la realizzazione dei progetti e quindi con l'accaparramento dei bandi, passatemi il termine, è un'idea di futuro che se tu non la inserisci in questi progetti in qualche modo, tu il finanziamento non te lo porti a casa, banalmente. Ci siamo? Quindi l'Europa offre questo, un'idea, un programma di crescita, un programma di crescita bilanciata e un programma di crescita a favore anche dello sviluppo dei territori e delle categorie più deboli, attraverso programmi che necessariamente passano per le amministrazioni locali, no? Penso al Fondo Sociale Europeo, che è il programma legato all'educazione, diciamo, delle varie società legate ai singoli territori. Penso al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è legato appunto, come dice la parola stessa, allo sviluppo dei singoli territori. Prima divisi solo in regioni, quindi che ne so, la Lombardia piuttosto che la Toscana piuttosto che il Veneto, adesso divise sempre più anche in macro regioni. Oh, ma se questo è quello che vi offre, l'idea di futuro che vi regala, tra virgolette, pensate anche in un'ottica economica, no? Di offerta, questo è ciò che l'Europa offre per la destinazione dei propri soldi nei prossimi 7 anni, ma anche il lato della domanda. Allora, attenzione, se questo è ciò che l'Europa vi offre, che cosa vi chiede, diciamo? Cioè, quali sono i requisiti, se volete, attraverso i quali, avendo in mente questa idea di Europa, voi vi potete accaparrare il singolo finanziamento? Allora direi, principalmente almeno tre cose dovete tenere sempre presenti nello scrivere qualsiasi bando, nel presentarlo a un funzionario della Commissione Europea e sapendolo vendere nella maniera giusta, con la speranza che il vostro progetto sia quello aggiudicato da parte del finanziamento e sostenibile nella sua realizzazione. Attenzione, vi do un dato a questo punto che è fondamentale. Mi rimangono 10 minuti, quindi cerco di arrivare ancora più possibile al sodo, al concreto. Noi stiamo discutendo adesso di Europa 2020, cioè programmazione 2014-2020, dei soldi che l'Unione Europea ha messo a disposizione dell'Italia nel periodo 2007-2013, negli scorsi 7 anni, dei soldi che l'Unione Europea ha messo a disposizione dell'Italia negli scorsi 7 anni, provate a dire una cifra di sfruttamento, di utilizzo da parte dell'Italia, una percentuale. 22%. L'Italia ne ha usati il 22%. Ora voi dovete dirmi come i funzionari italiani a Bruxelles possono rispondere
ai funzionari tedeschi, sempre della Commissione dell'Unione Europea, che gli dicono: ma scusate, ma se noi tedeschi, che di questi fondi, invece di averne usati il 20% come voi, ne abbiamo usati l'80%, dei soldi che restano di quello che voi non avete utilizzato, ma avremmo o no più diritto a noi rispetto a voi di utilizzarli? Che gli si risponde? No. No? Oh, bravissimo, infatti tutti i nostri funzionari sono lì che passano la maggior parte del loro tempo a cercare di negoziare delle proroghe, diciamo, di questi soldi che nel periodo 2007-2013 noi italiani non abbiamo saputo utilizzare. No, quello è vero, per carità, però a paragone diciamo che i numeri in questo caso contano. Quindi, allora, questo per dirvi cosa? Che noi italiani in generale, io di questi progetti, credetemi, ne ho visti veramente tanti in vari settori, siamo bravissimi di solito a presentare il progetto, cioè abbiamo in media idea di gran lunga, in media ovviamente, idea di gran lunga migliore delle altre, di quelle degli altri paesi, siamo pessimi nella realizzazione, perché l'Unione Europea dice: guarda che tu questo progetto me lo devi presentare con queste caratteristiche, almeno due o tre che ora insomma cerco di elencare con voi, va bene, uno lo presenta, lo aggiudica, sì, tu sulla carta hai vinto il progetto, cioè la tua idea è conforme ai nostri standard, è la migliore rispetto a quelle delle altre. L'Unione Europea, attenzione, che ti dice: ragazzo mio, tu non vedi un soldo, un becco di un quattrino, finché questo progetto tu non me lo realizzi pari pari, sottolineo pari pari, rispetto a come l'hai presentato, scontrino su scontrino. Ora voi ve lo immaginate l'italiano meglio che scontrino su scontrino si mette lì a realizzare quel progetto, a metterli in fila uno sull'altro? Cioè, purtroppo cosa succede? Che noi ragioniamo non sul realizzato spesso, ma sull'ottenuto. Cioè, quindi una volta che pensiamo che il progetto è nostro, che ce lo siamo, prego. Ma si può anche chiedere anche la domanda della rendicontazione a un software pari ad essere complessivo? Mi scusi, non la sentivo. Noi in Campania abbiamo un problema. Sì. Noi in Campania abbiamo un problema perché il progetto si fa, si porta a termine, però alla fine le piattaforme per la rendicontazione cambiano in corso d'opera. Allora voglio dire, non è che non li sappiamo spendere, ma ci sono anche... Sì, sì, no, no, no. Vabbè, noi siamo leader, non sappiamo spendere. Però per quelli che si fanno abbiamo questa enorme difficoltà nella rendicontazione, perché a volte le piattaforme che vengono utilizzate sono incomprensibili e quindi... Forse ecco, questo è anche un dato perché non vengono poi alla fine utilizzati. No, no, tanto è vero che ho premesso proprio all'inizio, questo vale sia per le piattaforme di rendicontazione, per tutto il sistema elettronico europeo, che è assolutamente completissimo, ci trovate dentro il mondo, ma è assolutamente per nulla user friendly, ma proprio per nulla. Tanto è vero che appunto i vari Robomaster, sistemi di aggiornamento softwareistico dell'Unione Europea, diciamo che questi aggiornamenti li fanno, ad esperienza mia, una volta ogni 6-8 mesi, ma non solo, non contenta, l'Unione Europea questi procedimenti di rendicontazione in parte li fa per sé su alcuni programmi, in parte li delega ad altri, ad altre società che almeno nell'immediato non necessariamente hanno gli stessi software che aveva la Commissione Europea e che quindi vengono tradotti uno ad uno la rendicontazione del progetto specifico. Magari si deve cambiare prima il software dell'Unione Europea e poi passare dal software dell'Unione Europea a quello della società di controllo. Quindi assolutamente d'accordo che, cioè, l'Unione Europea da questo punto di vista non aiuta la semplificazione, diciamo, assolutamente. Detto questo, ecco, spesso questa è una delle nostre criticità che in molti casi ho visto come responsabile, cioè questa incapacità, questa difficoltà, mettiamola così, siamo soft, di passare dalla fase progettativa alla fase realizzativa e quindi di arrivare in fondo che appunto la società che ha presentato il progetto dice: ma sì, c'è solo questa piccola modifica, magari appunto questo passaggio invece di Tizio l'ha fatto Caio, ma tanto che vuoi che cambi. E l'Unione Europea dice: no, 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 non c'è verso, appunto, se me lo presenti com'è, allora io, e me lo dimostri, scontrino su scontrino, i soldi te li do, altrimenti se cambi anche una virgola, tu mi devi presentare un nuovo progetto, magari con il bilancio dell'anno prossimo, praticamente, perché per me è un nuovo capitolo, praticamente.
percentuali di finanziamento, dipende molto dai singoli programmi, diciamo che in media siamo intorno al 60-65%, ci sono fondi a copertura completa totale 90-95%, altri di copertura minore, ma questo dipende anche da che cosa? Dipende dall'ammontare complessivo del fondo, cioè esiste il programma per la ricerca che si chiamava settimo programma quadro, che si chiamerà programma Horizon dal 2014 al 2020, che è un programma che ha di centinaia di miliardi di euro a disposizione. Esistono programmi che magari per noi italiani sono altrettanto importanti, ma che hanno meno budget e quindi di conseguenza avranno anche meno stanziamenti e una più bassa percentuale di copertura verso al programma cultura, per esempio. Ora andiamo a vedere appunto queste bandiere, flagship initiatives, così le chiama la Commissione Europea, queste sottotematiche nella programmazione 2014-2020 andando verso la fine. Allora, le due o tre caratteristiche velocemente. Allora, uno, l'idea di progettualità, cioè, allora, pensate quel che vuol dire la parola progetto, cioè, se guardate verso un bando europeo, prima di tutto dovete tenere in mente la parola progetto, cioè, quindi il progetto è un qualcosa che ha un obiettivo, ha degli strumenti per raggiungere questo obiettivo, ha un inizio, un arco di durata e una fine. Leggi tra le righe. Di qui, da quando esce il bando a quando voi vedete i soldi, in media, se va bene passano 2 anni. Quindi, in media, sottolineo, ripeto, poi è chiaro che i tempi del programma ricerca sono diversi da quello del programma cultura, i tempi di un finanziamento che ha a che fare direttamente con Bruxelles sono diversi dai tempi di un finanziamento mediato dalla Regione Lombardia, ovviamente, ma in media la tempistica si aggira intorno a 2 anni. Quindi questo vuol dire che in questi 2 anni la vostra progettualità, prima che il vostro progetto, deve essere sostenibile, banalmente. Cioè, quindi questo significa che non a caso un progetto europeo spesso ha bisogno di più interlocutori e non a caso, oltre alla progettualità, l'altra parola chiave, l'altra cosa di cui non si può fare a meno di un progetto europeo, soprattutto se il finanziamento è diretto, quindi se guarda direttamente a Bruxelles, la seconda componente deve essere la, diciamo, congruenza di diversi interlocutori, di diversi attori, di diverse iniziative. Addirittura la Commissione Europea nei finanziamenti diretti lo mette come prerequisito, cioè dice: per un finanziamento del settimo programma quadro, del programma cultura, quindi di tutti quegli asset intangibili che dicevo prima, che vengono direttamente da Bruxelles, dove c'è tanta trippa per gatti, signori, tanti, tanti, tanti soldi, ma dice espressamente: questo progetto me lo può presentare soltanto una realtà che è, chiamiamola consorziata, che è partecipata da almeno 3, 4, 5 a volte realtà diverse, proveniente da 2, 3, 4 paesi diversi in Europa. Perché? Pensate sempre a quella crescita equilibrata di prima, ricordate, crescita highly competitive, balanced e in più a favore dei più deboli anche, no? La parte equilibrata l'Unione Europea la traduce nei progetti, nei bandi in questo modo, dice: male male che vada, che tu non t'aggiudici il progetto perché magari c'è qualcuno che l'ha fatto meglio del tuo, beh, quantomeno tu a collaborare insieme con i francesi, con i tedeschi e con gli spagnoli, considerando che sicuramente tra questi 4-5 ce n'è qualcuno che sa fare meglio quel mestiere, sicuramente tu italiano o tu spagnolo qualcosa hai imparato, banalmente, e non è da sottovalutare, voglio dire, come prospettiva. Quindi progettualità, collaborazione e, ripeto signori, eccellenza che per noi italiani deve voler dire da una parte l'idea di competere con altri 27 stati in progetti che si presentano direttamente a Bruxelles, ma deve voler dire che nel produrre questa eccellenza, se è vero che questa è una delle nostre armi fondamentali per far ripartire anche la nostra economia, per produrre questa eccellenza, cosa che anche questa ho visto fare molto spesso da Bruxelles, non ci si può limitare a concepire in maniera eccellente un formulario. L'eccellenza non sta nella compilazione, nell'efficienza del progetto, sta nella sua creatività, banalmente. Cioè, quindi nel produrre qualcosa che da una parte sia innovativo e dall'altra, ripeto, si confaccia, vada nella direzione di quell'idea di futuro che l'Unione Europea, attraverso il programma 2014-2020, cioè Europa 2020, ci sta trasmettendo. Chiaro? Quindi, ripeto, progettualità, collaborazione, eccellenza, dal lato della domanda. Dimmi pure. Progettualità, cioè il fatto che spesso si pensa che una volta partecipato a un bando, insomma, tu lo presenti, te lo approvano e nel giro di 2-3 mesi ti arrivano i soldi. No, cioè c'è un arco di durata,
tra che tu devi capire bene il bando deve uscire, tu lo devi capire, poi devi progettare, poi devi portarlo a Bruxelles, devi difenderlo a livello di lobby, deve essere aggiudicato, devi realizzarlo, portare indietro la, in fondo la realizzazione, devi rendicontarlo e quindi deve essere assegnato il finanziamento, praticamente. Questa progettualità, ripeto, ha un inizio, un arco di durata e ha una fine, praticamente. Esattamente, esattamente. Esattamente, esattamente. Questa è l'idea. Quindi, detto questo, terminiamo con, perché il mio tempo sta scadendo, ahimè, quindi terminiamo con quelle che sono, allora, innanzitutto i criteri, diciamo, e i sotto-obiettivi che l'Unione Europea con questa programmazione vuole raggiungere di qui al 2020. Allora, il 75% della popolazione, allora, innanzitutto Europa 2020 è anche detta strategia di una crescita smart, intelligente, quindi pensate alla ricerca di cui ho parlato prima, sustainable, quindi pensate all'omogeneità della crescita e pensate all'idea dell'ambiente, banalmente, no? Non a caso vi ho parlato all'inizio anche di Europa 2020, and inclusive, quindi l'idea di una crescita che pensi anche ai più deboli, banalmente. Queste tre parole d'ordine, ve lo ripeto, e questo è marketing, puro marketing istituzionale o progettuale, queste tre parole d'ordine in qualsiasi progetto voi scriviate, esagero, ma per capirsi, in qualsiasi progetto voi scriviate, anche se una di queste tre parole è una riga sì, una riga no, va bene, anzi delle due è meglio, per intendersi, esagero, ma per intendersi, insomma. Quindi crescita, smart, sustainable and inclusive, prego. Ah no, pensavo fosse una domanda. Dopodiché gli obiettivi, il 75% della popolazione impiegata dai 20 ai 64 anni, e va bene, questo è un po' difficilino da raggiungere. Il secondo sarebbe fondamentale, signori, nel 2009 l'investimento in ricerca e sviluppo di Google era superiore alla quantità di investimento in ricerca e sviluppo di tutti i paesi europei messi insieme. Non so se mi spiego, cioè ce ne passa a livello di riempimento di gap, no? Non so se mi spiego, cioè magari non raggiungiamo quel livello là, però insomma almeno questo benedetto 3% di PIL dedicato appunto alla ricerca e sviluppo nel GDP dei vari paesi ci si potrebbe provare, Cristo Santo, no? Voglio dire. Dopodiché appunto l'idea dell'ambiente, cioè quindi riduzione addirittura del 30%, non del 20%, delle emissioni nell'atmosfera. Poi la parte di coloro che lasciano la scuola prematuramente deve essere sotto il 10% e 20 milioni di persone in meno sotto la soglia della povertà. Quindi in soldoni poi i vari programmi in cui tutti questi obiettivi si traducono e che si tradurranno da marzo per i finanziamenti diretti in bandi e da giugno-luglio per i finanziamenti indiretti tramite, come vi dicevo prima, i programmi operativi regionali in bandi regionali. Programma numero 1, Innovation Union, l'Unione Europea dell'Innovazione, il reparto dell'innovazione che rispetto a prima è stato tutto trasferito nell'ambito della ricerca. 2, Youth on the Move, quindi lo spostamento dei giovani e delle imprese, per cui per voi è molto rilevante il programma, tenetevelo a mente, programma Erasmus per i giovani imprenditori, che favorisce i processi di internazionalizzazione attraverso gli scambi di buone prassi tra imprese a livello internazionale. 3, a Digital Agenda for Europe, cioè molti soldi, intorno al centinaio di miliardi di euro, verranno spesi per la digitalizzazione delle nostre città e delle nostre aziende in maniera tale che tutto quello che ognuno di noi ha più o meno in mano e in tasca adesso diventi sempre più non soltanto strumento di lavoro ma strumento di crescita e vero asset, diciamo. Ricordo che prima che tutto questo iniziasse, un economista che allora veniva considerato insomma poco più che un visionario e oggi insomma ha scritto tante cose interessanti, chiamato Jeremy Rifkin, che molti di voi conosceranno, scrisse molto prima dell'agenda di Lisbona un libro che si chiamava L'era dell'accesso, quindi che faceva capire come il vero asset, la vera ricchezza dei futuri investimenti sarà l'accesso, non l'immobilizzazione, banalmente. E quindi per far capire come a Digital Agenda for Europe va esattamente nella direzione di una crescita molto competitiva, highly competitive. Dopodiché
Resource Efficient Europe, quindi l'idea di un efficientamento energetico di tutte le risorse che adesso abbiamo a disposizione a partire dagli edifici, banalmente. Questo rientra anche in quella coda di finanziamenti 2007-2013 che ancora sono in corso, che vi dicevo, per esempio il programma Intelligent Energy Europe, praticamente, che punta ancora e che dovrebbe scadere con l'ultimo bando verso la prossima estate, a rendere sulla base di questi nuovi principi di efficienza energetica efficienti gli edifici principali, anche banalmente, per esempio a partire da quelli delle pubbliche amministrazioni, per dire. Poi an industrial policy for globalization era, all'interno di questo programma rientra il famoso programma COSME di cui vi dicevo prima, competitive SMEs praticamente, che raccoglie il lascito di chip, cioè spesso l'Unione Europea si diverte come una matta a cambiare sigle, ma la sostanza resta la stessa, no? Da una programmazione all'altra. An agenda for new skills and jobs, all'interno del quale rientrano i nuovi programmi FSE, FESR, cioè i fondi sociali europei, per intendersi, a favore, i programmi a favore dell'educazione come il programma Lifelong Learning, praticamente, che porta al suo interno i programmi per i ragazzi, accentrati all'interno di un programma che mette insieme Erasmus, Leonardo, eccetera, eccetera. E infine, European Platform Against Poverty. Ricordo che ancora quest'anno, e questo è business, signori, non è carità, attenzione, ancora quest'anno l'Unione Europea è il principale donor al mondo. Questo significa che il 45% degli aiuti allo sviluppo fatti a livello mondiale vengono dall'Unione Europea. E questo, tradotto in termini di international business, significa apertura enorme di nuovi mercati per le nostre imprese e creazione di rapporti privilegiati fra le nostre realtà e quelli di paesi considerati magari in via di sviluppo fino a qualche anno fa, che ad oggi sono diventati magari 5-6 anni fa, come si dice, Brasile, i BRICS per intendersi, oppure adesso i Next 11. Quindi, appunto, attenzione, European Platform Against Poverty non è carità, è business. Il mio tempo, ahimè, è scaduto, prego. Assolutamente sì. Altre domande? Mi scuso per la brevità e la concisività di certi concetti, ma prego. Dunque, ci sono varie realtà, sia a Bruxelles che in Italia, che fanno questo per mestiere. Queste realtà hanno sia una natura istituzionale, diciamo a volte. Un esempio in una regione sono gli uffici, diciamo, di opportunità europee all'interno delle province, per esempio la provincia di Milano ne ha uno, mi vengono in mente la provincia di Vicenza, quella di Verona, la provincia di Parma, per dire. Esistono tanti uffici di consulenza privati che fanno questo per mestiere, attenzione, verificate bene prima che sappiano fare bene il loro mestiere, cioè nel senso, purtroppo spesso in Italia esistono tante persone che facevano altri mestieri che si sono improvvisati a fare questo e che non necessariamente magari hanno poi anche quei rapporti privilegiati con Bruxelles che sono necessari a fare sì che la difesa di quel progetto pur buono vada a buon fine, diciamo. Altre domande? Di nuovo scusate per la brevità della trattazione, ma il tempo è tiranno come sempre. Vi ringrazio a tutti e buona giornata.